Zitti tutti, passa la capolista, grandissima vittoria in una partita incredibile, ci volevano fermare, ci hanno provato in tutti i modi, ragazzi, non ci riuscite, non ci riuscite, ci hanno provato con i calci, ci hanno provati con il VAR, ci hanno provato con i falli a centrocampo, in difesa, in attacco, ci hanno provato in tutti i modi. Ci hanno provato in tutti i modi, ma non ci sono riusciti. Un Napoli bellissimo, scusate la voce, ma ragazzi abbiamo urlato al gol di Osimhen in una maniera pazzesca, un gol fantastico, un gol eccezionale dopo che aveva sbagliato poco prima un'altra azione simile e poi invece è andato con la forza della disperazione, della voglia di chiuderla. Un Napoli-Roma stranissimo, bello per noi ma brutto per il calcio italiano, perché è stata una partita dove Mourinho si è chiuso per 95 minuti, non ha mai provato a uscire con la testa dalla sua metà campo, una partita dove l'arbitro Irrati ha permesso di fare tutto alla Roma, incredibile, non è stato ammonito Camarà, non è stato ammonito Kasdrop, poi nel finale credo sia stato espulso, addirittura ha messo le mani addosso all'arbitro, cose allucinanti, Mourinho che ha cercato di cambiare costantemente l'umore dell'arbitro, offendendo, urlando, decidendo lui che non era calcio di rigore. Calcio di rigore che è tutto da vedere, perché Dombelé tocca il pallone, lo sposta, hanno detto mille volte che ieri era diverso, era simile, ma non era così, hanno fatto di tutto perché erano contenti che Irrati, dopo che aveva dato il calcio di rigore, era stato chiamato al VAR perché quel calcio di rigore lo doveva togliere, perché questo Napoli bisognava fermare, per la classifica era corta. Perché se no non si poteva tenere il Napoli ancora 3 punti avanti e finalmente tenere un po' le altre un po' più distanti. Non era possibile. Non era possibile che il Napoli vincesse la sua 11ª partita. Non era possibile tutto questo e hanno tentato di tutto. Ragazzi, ci hanno ammonito Lobotka, ci hanno ammonito Dombelé, ci ha ammonito Olivera, tutti ce li hanno ammoniti. Tutti. Irrati ha fatto proprio l'arbitraggio scientifico che voleva. Qualcuno dice: ma tu stai parlando solo dell'arbitro? Ma dobbiamo parlare di queste situazioni, ragazzi, perché questa partita, se non viene decisa da una giocata eccezionale di Osimhen, questa è una partita che ci hanno buttato sullo 0-0 con la Roma che davanti a 70.000 spettatori non fa un tiro in porta e attacca così soltanto con i lanci lunghi. E questo è il gioco del calcio italiano. E ancora una volta il primo tempo che abbiamo visto è il male del calcio italiano. Noi per questo non ci andiamo a questi cazzo di mondiali, fatemelo dire, non ci andiamo perché abbiamo un arbitraggio che permette a una squadra che gioca a calci, non a calcio. Il Napoli, per me Spalletti, non mi hanno convinto le scelte di Spalletti, ve lo devo dire. Poi sono vincenti e siamo tutti felici, siamo felicissimi, però non mi hanno convinto certe scelte. Il Napoli ha sofferto, soprattutto nel finale, su quel lato di Olivera che ha fatto un'ottima partita nel primo tempo, ma poi nel secondo tempo io avrei messo Mario Rui. Però sono mie personalissime indicazioni, così come avrei messo un po' prima Politano, che ha innescato l'azione del gol. Lozano va bene, ci ha provato sia all'inizio del primo tempo sia all'inizio del secondo tempo, le azioni migliori le ha fatte proprio Lozano. Però così, ha pescato dal cilindro la carta Gaetano, che secondo me ha giocato bene, ha dovuto mettere Elmas perché il Napoli, ragazzi, incredibile, non ha un centrocampista che possa assomigliare soprattutto ad Anguissa, ma neanche a Dombelé, che era stato ammonito e che quindi giustamente poteva essere un rischio. Però è andata bene, alla fine mi aspettavo l'ultimo cambio, il mister non l'ha fatto, Kvaratskhelia ha tenuto
Elmas e Oliveira hanno tenuto e quindi il Napoli porta a casa una vittoria. Chiudo dicendo due cose ancora una volta. Questa squadra sa soffrire, questa squadra sa crearsi le azioni da gol, questa squadra, se la lasciano giocare, veramente è una squadra che può far male a tutti. Ribadisco ancora una volta, caro De Laurentiis, che fai bene a essere zitto e silente il più possibile, ma ti ribadisco, caro Presidente, che devi alzare il cellulare, devi alzare il telefono e devi fare due telefonate, perché questa squadra merita rispetto, perché questa squadra gioca a calcio, perché questa squadra sciorina calcio, e non possiamo essere trattati così. Non ci possiamo subire tutto quello che fa il calcio italiano pallonaro, che si deve vergognare, perché oggi hanno fatto di tutto per fermare questa squadra. Allora, caro Presidente, tu devi sbattere i pugni sul tavolo, ma non davanti ai cronisti, davanti ai tifosi, davanti alla gente. Lo devi fare nelle stanze. Quando vai a fare la riunione di Lega, ti devi mettere in disparte il presidente di Lega, devi chiamare il signor Trentalange e devi dire: questo arbitro non può essere così, che siamo più ammoniti noi che la Roma, dopo che hanno giocato a calci, non a calcio, lo ribadisco. Chiudo dicendo: li abbiamo zittiti tutti. È la cosa più bella, sentire ammutolito l'Olimpico che ha cantato contro il Napoli e i napoletani per 70 minuti. Abbiamo zittito Marelli, abbiamo zittito Pardo, abbiamo zittito Ambrosini, li abbiamo zittiti tutti, stavano morendo, erano zitti e morti. Quando il Napoli ha segnato si stevano a vittanna basce, come si suol dire, ve lo dico in napoletano, voglio essere volgare. Stavano morendo tutti, si è ammutolito lo stadio, ma si sono ammutoliti loro. Quella vergognosa parola di Marelli che continua a dire: no, non è mai rigore, ieri era completamente diverso quello che succede. Zitti, zitti tutti, e mo stanno morendo tutto qua, tutti, stanno morendo tutto quanto. Grazie Napoli. E allora, no, ragazzi, poi contro la Roma mi hanno fatto un regalo eccezionale. Diego Marino, ciao Diegone, che bello, che bello, che bello. Io ho temuto stasera, ho temuto per la tua salute, perché veramente è stata una partita assurda, l'abbiamo vissuta, siamo sudati, abbiamo giocato. Noi praticamente, quindi no, sono d'accordissimo con te. Arbitro da quattro in pagella, ma io non parlo solo di vergognoso, Napoli, okay? Improponibile. Poi domani gli daranno tutti quanti 7-8, gli daranno i meglio voti, però tanto stanno tutti zitti che hanno perso. Per il Napoli partita dura, queste sono le partite, Francesco, come dicevamo le altre volte, che ti portano forse a un risultato finale, perché sono quelle partite dure che l'anno scorso probabilmente non vincevi, quelle partite che fino all'ultimo te la sei giocata, hai perso anche tu tempo all'ultimo perché ci sta, ha fatto un gol Osimhen che ci siamo guardati e non sapevamo dove era andata quella palla, ma io i miei complimenti li faccio a Gaetano, devo dire la verità, è entrato veramente bene in partita, e purtroppo io non so se è colpa di Spalletti o colpa del giocatore, ma Elmas quando entra in campo non sa cosa deve fare. Mi sembra un pesce fuori d'acqua. Quando vai a giocare la partita tra amici, cioè, vabbè, gioco io avanti. Che bravo, gioco io. Cioè, così mi sembra, capito, questo Elmas quest'anno. Però veramente, veramente complimenti a tutti. Zittito l'Olimpico e soprattutto abbiamo fatto più una partita che era un match di karate più che una partita di calcio. Perché hanno dato botte a non finire, però siamo stati bravi, l'abbiamo portato a casa ed è quello che conta, e finalmente siamo primi e dobbiamo preoccuparci sempre di chi ci è dietro. Certo, però, con grande rispetto per chi c'è dietro, però ragazzi, quest'anno il Napoli è forte e sa giocare a calcio. Allora, dovrebbe esserci Max? C'è collegato? Ancora no? Ah, non lo vedo, eccolo là, non lo vedevo, stavo girando di qua, ti cercavo. Tu la senti come me?
tu la senti come me, io lo sapete, prima la Roma, poi tutte le altre. Questa è storica, questa è vittoria storica, ma non per la giocata, perché poi ho sentito il primo tempo, non mi aspettavo di più da questa partita, i commentatori di DAZN, no, mi aspettavo qualcosina di meglio, mamma mia, ma che cos'è? E beh, state morendo, Max. Sì, buonasera Francesco, buonasera Diego. Ciao Max. Io stasera sono offeso, Francesco. Sono offeso come addetto ai lavori, sono offeso come appassionato di calcio, sono offeso come esteta del calcio, soprattutto sono offeso come sportivo e come tifoso. Stasera abbiamo assistito ad uno scempio arbitrale, ad uno scempio di telecronaca, ad uno scempio di programmazione. Stasera avevamo tutto il mondo del calcio italiano contro, dalle sfere più alte a quelle più infime, dai commentatori, dai giornalisti, dagli opinionisti, dal signor Marelli, che io ancora oggi faccio fatica a capire il signor Marelli chi lo paga. E le squadre del nord. Ecco, perché qui non si tratta di essere scarsi, qui si tratta di essere disonesti, qui si tratta di essere intellettualmente deviati, perché culturalmente deviati oramai ce ne siamo fatti una ragione, perché uno stadio che per 95-96 minuti canta in maniera becera e si esprime in maniera volgare, deprecabile nei confronti di una squadra, e un arbitro che non ferma la partita, già questo significa che la volgarità, la violenza e la maleducazione oramai fanno parte della nostra cultura o della cultura calcistica di qualcuno, sicuramente non quella dei napoletani e di Napoli. Sono offeso per quale motivo? Sono offeso perché stasera abbiamo assistito al tentativo di scippo in diretta. Stasera poteva essere il primo scippo clamoroso in diretta davanti agli occhi di tutta Europa, perché stasera se la Roma avesse portato a casa lo 0-0, ancora peggio. Io ho avuto paura anche io, perché si era messa veramente storta a un certo punto, sotto tutti i punti di vista. Stasera si stava facendo scippo in diretta senza poter fare nulla, senza poter denunciare, perché le nostre denunce sarebbero cadute nel vuoto, perché ci sarebbero stati i 61.000 testimoni tifosi della Roma, ci sarebbero stati Pardo e Ambrosini. Pardo, vergognati Pardo, vieni anche a Napoli a prendere il gettone, troppi gettoni, vieni anche a Napoli a parlare, a dire le tue cose, vergognati. Qua nessuno ti chiede di essere pro Napoli, ma perlomeno devi essere imparziale, dovresti essere imparziale. Bravissimo. Ambrosini non lo considero. Milanista, Ambrosini, c'è il Milan a tre punti, oggi speravano che finiva pareggio, almeno pareggio, e ricompattavano tutto quello che c'era lì dietro, perché c'è l'Atalanta, c'è la Lazio, c'era la Roma, c'era l'Inter, c'era la Juve, e invece no, zitti, scusa Max, vai. Sono offeso da 30 lance, perché tutti quanti ci aspettavamo che con il suo arrivo qualcosa potesse cambiare, non tutto, non nessuno si aspettava una rivoluzione, ma perlomeno qualcuno si aspettava un minimo di trasparenza in più, un minimo di faziosità in meno, e invece no, Trentalange continua nel solco tracciato dai Rosetti, dai Rocchi e da tutti i suoi predecessori. Sono offeso dalla Lega Calcio, che ancora consente interventi del genere ai calciatori, un regolamento che ancora consente di fare determinate entrate. Si parla tanto di esaltare il gioco, l'estetica del gioco. E questa è l'estetica del gioco? Cioè una squadra che gioca a calcio contro una che è l'anticalcio, contro una che è soltanto calci, pugni e nervosismo.
sono offeso da Mancini. Ma signor Mancini, se tu hai un po' di popolarità è soltanto grazie alla mediocrità dei tuoi avversari. Perché quando tu incontri avversari seri che ti mandano al manicomio, che ti fanno prendere un frullato di Optavidon, come ha fatto stasera Kvara, come ha fatto Osimhen, come ha fatto Lozano, questo sei. Sei soltanto chiacchiere, sei soltanto bocca, caro Mancini. Sono offeso da Karsdorp. Mamma mia, ma cosa... c'è un giocatore che ma... non viene ammonito, ma è stato espulso o no? Cioè ragazzi, questo esce senza un cartellino, è Camarà che fa un fallo su Di Lorenzo e viene ammonito Lobotka, che viene, viene richiamato dal VAR, perché casomai sopra gli dicono ammoniscilo a Lobotka, è il momento giusto. Questo è lo schifo, questo è lo schifo. Purtroppo noi ce lo diciamo qua, per fortuna Teleclub si vede in tutta la campagna e si vede fuori. Il problema, lo dico ancora agli editori, non dovete chiamare questi ospiti che vengono dal nord. Basta chiamarli, basta! Date spazio ai colleghi napoletani, vergogna! E avrei chiuso così. Sono offeso dagli editori napoletani che schifo. Ancora si lasciano convincere e circuire da questi parolai, da questi affabulatori, da questi senza dignità che per un minimo gettone vengono qua a dire cose, il martedì poi le vanno a dire a Roma a favore della Roma, poi il mercoledì le vanno a dire a Firenze a favore della Fiorentina, poi il giovedì le vanno a dire a Torino a favore della Juve, il venerdì le vanno a ridire a Roma in favore della Lazio. Allora cari editori, aprite gli occhi, qua nessuno vi sta chiedendo un posto di lavoro, nessuno vi sta chiedendo niente. Non ce ne frega niente, siamo benissimo a Teleclub, perché è una televisione onesta, libera, senza vincoli, dove un grande editore fa una grande televisione. Io non lo voglio dire, lo diranno gli altri se noi siamo bravi o non bravi giornalisti, lo diranno gli altri, però abbiamo una cosa che ci contraddistingue: siamo onesti intellettualmente, vogliamo bene al Napoli, a questa città e a questi tifosi, cosa che tutta Italia invece non vuole, perché tutta Italia non vuole bene al Napoli, non vuole bene ai tifosi del Napoli e non vuole bene a questa società. Bravo. Questo è il punto. Max, allora io adesso apriamo anche le telefonate, voglio sentire anche un po' i tifosi perché sono tantissimi sulla nostra diretta, io vi ringrazio, siamo a numeri veramente eccezionali e ringrazio tutti, tutti ci stanno dando ragione su quello che è lo schifo che abbiamo visto in campo. Io l'unica cosa, teniamo d'occhio le dichiarazioni, voglio però parlare anche del lato calcistico, perché poi sennò sembra che facciamo soltanto accademia su queste situazioni e vogliamo sfogarci contro qualcuno. Io credo che il Napoli abbia interpretato bene la partita. Mi permetto di dire, ripeto, con un Napoli eccezionale che mi fa passare la voce, veramente non ho più un filo di voce, ti chiedo però, a me certe scelte di Spalletti, che la vince e noi ci inchiniamo, caro mister, a te, però certe scelte non le ho capite e soprattutto poi che ha perseverato, soprattutto fino al 70esimo con Lozano e ancora con Olivera che aveva fatto due erroracci, tra cui uno con Zaniolo che si è andato a prendere l'ammonizione, ha fatto bene. Però là io avrei fatto due cambi, ce l'aveva ancora, io avrei messo Politano e Mario Rui subito. Poi lui ha messo Politano e ha messo Gaetano, ok, alzo le mani perché Gaetano ha giocato bene e ha scelto bene. Però nel finale ce l'ha il quinto cambio, metti Marattiello, come si suol dire, e la chiudi per me. Ce la siamo chiamati fino all'ultimo cambio di Mario Rui. Quindi è stato... Sono d'accordo, Francesco, con te, sono molto d'accordo con quello che tu dici. Certo, sì, anche a me a un certo punto mi era parso un Oliveira che oramai aveva la spia della riserva non accesa, ce l'aveva accesissima con un'autonomia forse di 2 chilometri, quindi era pericolosissimo lasciarlo in campo. Ma io ti dirò di più, Francesco, io avrei tirato fuori anche prima Zielinski è entrato male in partita dal primo minuto. Il secondo tempo è entrato male tutto il secondo tempo,
ha sbagliato 3-4 appoggi importantissimi, gravissimi, e io l'avrei tirato fuori subito, come avrei tirato fuori ancor prima Lozano. Perché poi Lozano, quando si intestardisce, e i Bagnez le misure gliele aveva prese e gliele aveva prese anche bene, diventa un giocatore prevedibilissimo. Però Francesco, detto ciò, ti ripeto, nonostante tutto, nonostante abbiamo visto magari che occorreva l'innesto di Mario Rui, così come occorreva l'innesto di un centrocampista, e sinceramente io come primo cambio non mi aspettavo Elmas, ma mi aspettavo Demme. Perché a quel punto capisco che tu comunque voglia tenere sempre la squadra alta e non vuoi concedere nulla alla Roma, né tantomeno vuoi dare un segnale di debolezza, perché mettere Demme a quel punto significava quasi accettare lo 0-0, perché significava comunque rimanere, sai, in quello standard di partita bloccatissima. Però, detto ciò, Francesco, fatte le nostre considerazioni, bisogna dare atto all'allenatore che invece, con la sua testardaggine e con la sua caparbietà, ha portato a casa l'undicesima vittoria consecutiva e stasera ci fa dormire non bene, ma benissimo. Perché questa squadra, come giustamente dicevi tu, sta insegnando calcio, sta scrivendo le nuove regole di questo sport. Almeno in Italia, almeno in Italia. E anche altrove. No, io perciò mi sono tenuto basso. Almeno in Italia, ho detto. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, io direi di aprire le linee, però vediamo se ci sono dichiarazioni, perché voglio capire se già hanno parlato. Mi dicono che stava parlando Mourinho, dici che se l'è preso addirittura ha detto che insomma la squadra forse non aveva i giocatori giusti, quindi un po' con la sua società. Però Mourinho, io credo che questa sia veramente qualcosa di incredibile, insomma, è così. Allora, non ci sono dichiarazioni ancora? Ok, allora apriamo le linee, fra poco vi faccio vedere la bella vignetta del nostro Marco Bottino. E poi sentiamo, leggiamo anche qualche messaggio. So che siete tantissimi, vi ringraziamo ed è veramente importantissimo. Allora, pronto? Pronto. Ciao Sergio, vai. Ciao Sergio. Ciao Francesco. Buonasera ai tuoi collaboratori. Ciao, grazie. Ciao, allora, ciao. Grande vittoria contro tutti e contro tutto. Bravo. Tutto. Quando dico tutto, intendo tutto quello che contro i paletti potevano metterci. Hanno tentato in tutti i modi. E questo è un fatto che noi sappiamo bene, per cui io specialmente non mi meraviglio. Cioè ci odiano, in poche parole ci odiano. Tutti. Prima qualcuno diceva la Juve un 50%. La odia, un 50% non lo ama, certo. Adesso il 100% d'Italia odia il Napoli. Stanno come i pazzi, Sergio. Però parliamo anche della partita, dai, ti prego, perché sennò poi rischiamo di scadere nel provincialismo delle situazioni legate agli arbitri e a tutto. Lo sfogo l'abbiamo fatto e ci sta tutto, ripeto, però parliamo della partita perché dobbiamo capire che cosa è successo in questa gara. Qual è la tua idea? La mia idea è che il Napoli ha giocato una partita d'attacco, che voleva vincerla senza però offrire il fianco alla Roma. Quindi aveva ben presente che non doveva commettere errori, doveva spingere sull'acceleratore, ma non doveva dare possibilità all'avversario di colpirci. Quindi è stata una partita molto attenta, molto calibrata, molto studiata dai giocatori. Almeno io ho avuto questa impressione. Poi, come si dice, chi vince ha sempre ragione. Ah beh, certo. Abbiamo vinto. E questa è la cosa più importante. Quindi Napoli ha giocato con attenzione. Questa è la cosa più importante. Esatto, i tre punti. Bravi, i tre punti, bravissimo. Va bene, Sergio, grazie mille. Andiamo veloci
a sentire anche altri amici. Io aspetto dichiarazioni e così vediamo di capire come stanno parlando i protagonisti di questo match, anche per capire come l'hanno letta. Allora, ringrazio i tantissimi tifosi che ci stanno seguendo. Scusate, fra poco vado a leggervi, vediamo subito se ce n'è un'altra di telefonata, dai. Eccola che arriva. Allora, intanto saluto i tanti amici che ci stanno scrivendo. Ciao Francesco, quest'anno ci divertiremo, scrive Giuseppe. Pasquale, direttore, ma le palle perse da Oliveira. Direttore. Pasquale, è qualcosa che non mi è piaciuto, ma ha giocato bene Oliveira. Pronto? Mi senti? Sì, Umberto, vai Umberto, vai. Ciao Umberto. Ti sento a tratti, sono Umberto da Piazza. Vai Umberto, vai, vai. Se mi senti? Ti sentiamo, vai. Ok, allora io non ti sento, parlo io. Vai, ovviamente tu, saluto te, Diego e Max. Che goduria, sono senza voce. Sottoscrivo in pieno la tua introduzione. Stasera abbiamo vinto veramente contro tutti, contro una squadra che ha giocato a calci e non a calcio. La mia paura era quella che comunque quelle sottospecie di arbitri che abbiamo in questo schifo di campionato permettessero una cosa del genere, ma è giusto così, ed è giusto anche che comunque l'Italia ai mondiali li veda per non televisione, ci deve andare, almeno ma non ci deve andare anni. Per altri 4 anni non, per altri 4 anni, ma io me lo auguro che non ci vanno. Ma non ci vanno loro, perché questo è lo schifo. Una classe arbitrale che permette quello che ho visto ieri sera in Fiorentina-Inter e oggi in Roma-Napoli, veramente siamo un campionato che neanche, con tutti i rispetti, in Albania e in Romania arriviamo a questi livelli. Veramente uno schifo. Comunque, godo da morire alla faccia di tutte le ciucciuettole che comunque ci hanno secciato da una settimana intera. Buona serata, si dorme alla grande, un grazie, abbraccio, ci sentiamo grazie, domani grazie. E forza Napoli sempre, alla faccia loro. Bravo. Ciao. Allora ragazzi, Mourinho a DAZN, io sono sconcertato, sono sconcertato dalle parole di Mourinho, vorrei neanche leggerle, ma sono sconcertato. Dice: il Napoli ha vinto senza meritare, il Rati non ha fatto una grande partita, aspito, dice tu, e noi gamma ricere. Allora, prestazione sufficiente per non perdere la partita, volevo vincerla nello stesso modo che hanno vinto loro. Un paio di tiri in porta ed un gol. Partita complicata, l'abbiamo controllata, ma dopo tanti gialli siamo andati in difficoltà. Cristante senza giallo fa un fallo semplice e ferma un'azione offensiva loro, poi è stato difficile anche per la stanchezza e poche soluzioni in panchina. Kasdrup ha dovuto giocare titolare, non era in condizione di giocare 90 minuti. Vabbè, che ce ne frega a noi? Mi aspettavo di più dal mio livello offensivo, anche nello stesso, però che Osimhen ha fatto gol, potevamo farlo noi. Vabbè, vabbè. Non voglio parlare della direzione di gara, penso che Rati è un bravo arbitro equilibrato, ci sono cose che non mi sono piaciute, ho parlato con lui e non voglio essere critico. Vabbè. Ragazzi, io vi posso prego. Posso rispondere a Mourinho? No, per fortuna alla fine scrive perché... complimenti a Napoli che ha vinto senza meritare. Vabbè, okay, no, vorrei capire questo. Vediamo senza meritare. Allora, vai, 60% vai. Di possesso palla Napoli, 40% Roma. Lasciamo stare contraste, andiamo su quello che ci interessa. Tiri in porta, 5 per il Napoli, 0 per la Roma. Roma ragazzi, zero. Tiri fuori, 4 per il Napoli, 3 per la Roma. La Roma non ha mai cercato mai la lo specchio della quindi Roma. Vorrei capire questo non meritare, diciamo, da dove c'è. Occasioni 3 Roma, 11 Napoli. Poi se questo non è meritare, non lo so. Senti, invece una curiosità, e questa te la leggo subito. Victor Osimhen con il 28esimo gol, sì, vai, scusa, raggiunge Obafemi Martins come secondo miglior marcatore nigeriano. Oba Martins. Allora, prima Simi a 31, quindi tre gol. Allora, come si chiama quello che si tuffa sempre? Mourinho finge di non ricordare il nome di Lozano. Ma ragazzi, ma vedete, questo è il problema. Io, Gio del Core mi scrive: Mourinho giocava così anche nel Real Madrid quando c'aveva grandi giocatori.
giocava così anche al Real. Ma sì, ma ragazzi, ma noi non... cioè oggi hanno giocato a calci, loro là avevano dei grandi giocatori, ma anche l'Inter del triplete. Assurdo, ma l'Inter del triplete aveva giocatori eccezionali che poi però la buttavano dentro. E questa era la differenza. Là non si discute, là c'era la classe su quell'Inter. Mamma mia, va bene. Allora, bello Astore, Simus unus squadrone, Napoli sei unico, aio, grande Astore dalla Sardegna, Cesare Luppo, ma che cercate da Spalletti, cercate di fare i cristiani, mi rivolgo ai giornalisti, sempre Forza Napoli, Mourinho è solo un miserabile, va bene Cesare, non ti preoccupare, non ti arrabbiare. Allora, se posso trovare un piccolo difetto stasera è stato un po' il centrocampo, l'assenza di un chissà pesa, però importante sono i tre punti per quanto riguarda Mourinho, che dire, la sconfitta fa male. Non mi aspettavo i complimenti da Mourinho, ma infatti Luigi non sono arrivati, sono ironici i suoi complimenti. Vidi Vinci dice: meglio essere considerati provinciali che avere Pardo Caputi in studio a dire le solite bip. Dombelé, questo o può migliorare? Ci chiedono, risponde anche Ciro Esposito che dice: deve perdere peso, è troppo pesante, vedi Lobotka. Viva il regno delle due Sicilie sempre. Ciao Francesco Rosario, questa vittoria la dedichiamo a Ciro Esposito, sì assolutamente. Poi allora Nana dice: bellissima squadra. Marco Sferratore dice: cosa deve succedere? Si sa che la Roma gioca così, non ci hanno fatto giocare godendo tutti gli spazi, marcature asfissianti. Mario Vigorito: Mourinho deludente, gioca in casa e non fa un tiro in porta, vergogna. Bravo Francesco, dobbiamo essere più forti del sistema, come disse Maradona. Allora, sì, l'avevamo letto, vittoria meritata, scrive il tifoso romanista Christian. Sì, i tiri in porta del Napoli sono di più di quelli della Roma, caro Christian. Lozano spesso per terra, forse hai visto un'altra partita, lo hanno buttato a terra. Allora, ci abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sanna Magnoli, Muna, Sanna Magnoli, Muna. Dai Rosario, dai! No, Rosario. E come hai fatto a indovinare? Pensi io sono... vabbè. Vai. Saluto a Max e a Diego. Bravo, esatto. Mezzo secondo. Saluto a Max e Diego. Franci, io sì, adesso ho finito di fare la doccia perché stavo pure in mezzo al campo, tutto sudato, pigiama, ho dovuto cambiare pure una pigiama. Allora, questo, secondo me stanno fatti tu andare la doccia, tranne a Meretto, perché secondo me sei spulcato proprio. Bravo, Meretto sei proprio spulcato. Aiuto direttamente in due lato bus o treno. E ci sei via, bravo, fatti. Detto questo, Franci, ma io te l'avevo già detto sul post, diciamo, prima della partita. Attenzione ai errati, perché ieri ho visto Inter Fiorentina e già era la trappola. Cioè, praticamente l'Inter era un trappolone esagerato. Detto questo, Franci, poi io parlai giovedì con Gennaro e disse: guarda che Napoli gioca a calcio e la Roma gioca a calcio, perché Mourinho ha fatto sempre questo. Cioè, praticamente anche con il triplete, e tu e Pante giocavano terzino, ho detto tutto, andò a Barcellona con mezzo tiro e vinse 1-0 per farlo passare. Però la cosa che mi dà fastidio, che protestano sempre, con stesso Mancini, tu Camara, su di Lorenzo, quella è doppia ammonizione, già è stata ammonita. Quello che va a ammonire alla Bottica, che ha fatto fallo su Gallo, là, la Gallina, e su Olivera che ha fatto fallo. Poi un'altra cosa, Francesco, non ha fatto il cambio, secondo me ha fatto bene, perché era Olivera era stanco, Francesco, che ha fatto una buona partita. Se faceva il cambio con Mario Rui era di 30 secondi, Franci, e chi la fa? Ma infatti secondo me Spalletti non voleva cambiare niente. Abbiamo visto quella scena di Spalletti che camminava davanti alla panchina. No, è perché se tu fai un altro cambio hai altri 30 secondi, ora con un rigore, o sicuro la facendo pareggiata. Poi voglio fare chapeau a Spalletti che non ha cambiato Simeone. Franci, se tu hai visto, si stavano scaldando Raspadori e il Ciolo Simeone. Sì. Lui ha avuto la brillante idea di non farlo cambiare e poi ha fatto un grande gol, devo dire, alzo le mani, e mi fa piacere di Gaetano che ha giocato dopo l'ultima, tutto doveva passare al Giorgiano, però voleva segnare perché intanto illustrati hanno di tutti i colori napoletani,
la soddisfazione è che segnava pure Gaetano, così morivano tutto qua. Franci, questi non ci vogliono far vincere lo scudetto, Franci, questi non ci vogliono la coppa, io te l'ho detto i telecronisti. Antonello Venditti, signor Marcolini, è la stessa cosa, Franci. Sì, lo so sì, che è amico sì. Tu, però viene a casa, viene a parlare a voi, viene a pigliare il gettone, e poi quando sa, dai, sono... No, il Napoli ancora. Cioè, questo è il male di Napoli. Altri giornalisti anche di Napoli che criticano, voglio dire, ragazzi, dobbiamo stare uniti perché questo non ci vuole. E poi come abbiamo detto sempre, Franci, chiude la sua spazza agli altri. Mosa da far sentire della rendita adesso, ma ve l'ho detto. Adesso deve far sentire, ma pure per televisione ci vuoi giù, ci si metta la polizia, poi gli arbitri buoni, perché in radio era sicuro che faceva questo, l'ha fatto anche se ti ricordo con il Gonzalo Higuaín a Udine che perdemmo lo scudetto. Buonasera e saluto la campanata doccia, Francesco. Vai, corri. Allora, ha parlato Osimhen, ragazzi, dimostrato che è difficile batterci dove possiamo arrivare, pensiamo di partita in partita. Tre punti importanti contro un avversario tosto come la Roma. Il Napoli si è dimostrato un avversario difficile da battere. La dedica è per la mia famiglia, per chi è stato accanto a me in queste settimane. Non ci voglio ancora pensare, ragioniamo di partita in partita, poi vedremo dove potremo arrivare. E sono queste le parole di Osimhen. Allora, voglio capire se ci sono dichiarazioni ancora. Ho letto un po' di dichiarazioni anche dei commentatori. Bergo mi dice: la Roma ha provato a spegnere le fonti di gioco, ma il Napoli ha trovato altre soluzioni. Bucciantini esalta il Napoli, ogni domenica aggiunge qualcosa a se stesso. Poi ecco qua, questo è il gol della vignetta di Marco Bottino che in pochi minuti ha subito preparato la vignetta. Ancora uno Osimhen che ruba palla a uno Smalling che secondo me a un certo punto ha salvato tutto il salvabile, ma non poteva fare lo straordinario. Ma ragazzi, questo è un gol eccezionale, ragazzi, veramente qualcosa di bellissimo. Diego, Max, poi torniamo al telefono. Questo è un gol, noi ci siamo guardati, l'hai detto prima, io ho detto: ma dove è passato sto pallone? Ma cioè, io non ci credevo. Come ha colpito la palla e l'effetto che poi ha preso la palla, veramente sembrava andasse fuori, perché se vedi lui Patrizio praticamente sembra convinto che la palla andasse fuori, ma in realtà ha preso un giro nel finale bellissimo. Un gol da attaccante puro, questo lo possiamo dire, gol da attaccante puro. Bello, complimenti a Marco Bottino per la vignetta subito pronta. Noi ci giriamo di qua per vederla, perché la stiamo vedendo. Marco, facciamola rivedere, ecco, nel nostro video, ma falla rivedere anche un attimo a schermo intero, mentre chiedo a Max. Max, qui Osimhen si è superato, Ma Francesco, io francamente non so se Osimhen resterà nella storia del Napoli. Questo gol sicuramente sì. Questo è un gol, è un gesto tecnico quoziente di difficoltà 10. Bravo, è una cosa clamorosa. Questo ha fatto uno dei 50 gol più belli che io abbia mai visto fare al Napoli da quando seguo il Napoli. È una cosa, sicuramente sta nella top 50 dei gol della storia di questo club. È un gol stupendo. Difficile, complicato, c'è tecnica, c'è potenza, c'è tutto in questo gol, c'è tutto. È un gol, ripeto, io non lo so se lui rimarrà nella storia del Napoli, ma sicuramente questo gol lo lascerà veramente in peritura memoria per tutti i tifosi del Napoli, perché questo è un gol che, ripeto, per me sta tra i primi 50 gol più belli della storia di questa squadra. Max, oggi ha fatto l'Osimhen, ha recuperato palla, ha fatto salire la oggi squadra, fase difensiva, dai. Fase d'attacco, veramente. Dobbiamo oggi dirlo, ragazzi, oggi ha fatto oggi un Osimhen veramente da Osimhen. Che hai detto, scusa? Io oggi, consentitemi, con tutto il rispetto, ripeto, l'ho detto ora, per il grandissimo capolavoro di Osimhen, io oggi mi sento di fare i complimenti a tre giocatori in particolare. Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae e Juan Jesus. Secondo me sono stati eccezionali. Di Lorenzo, ragazzi, l'ho visto stasera anche fare il playmaker basso. Sì, a un certo punto ha dovuto fare il centrale. Cioè,
bravo, ha di fatto tutto. Kim, tutto. Ragazzi, ogni domenica una sentenza. Ogni domenica Kim è una sentenza. Max, Kim non se mette anche lui. Quelle palle filtranti è finita, se fa anche le discese con i filtranti. Se migliora anche con i piedi, vabbè, non c'è storia. Se migliora con i piedi non hai possibilità di tenerlo a giugno, te lo dico subito. Sì, vabbè. Però questo diceva male con Koulibaly con i 100 milioni. No, E poi è tranquillo, è sicuro, se ne frega di tutto e di tutto. È calmo, cioè, è calmo. Cioè, non se ne frega di niente, cioè, la butta via, la butta in falo di fondo. È così, cioè, è il tipico giocatore che deve cambiare, cioè, non ha paura di nulla, dai, veramente non ha paura di nulla, veramente... Bravo. Ancora complimenti, sì, a Osimhen per il gol. Bravo, sì. Allora, andiamo un attimo ancora al telefono, ragazzi. Io aspetto Spalletti perché spero risponda a Mourinho, che continua a dire sciocchezze. Dice Mourinho ha mutolito in conferenza come essere più pericolosi, non devo dire bip. Non so rispondere, vabbè, insomma, continua a leggere, dice devo misurare bene le mie parole, non voglio dire nessuna cazzbip, è cazzata, dai, è una buona domanda, però non rispondo perché gli avevano detto come si può mettere gli attaccanti della Roma in condizione di essere più pericolosi, non è colpa tua, mi scuso con te, vabbè, se la prende con un giornalista, poi gli chiedono di Abraham, di Zelensky, vabbè, ma a noi che ce ne frega. Ecco, allora, nel finale gli chiedono, penso sia stato espulso il preparatore atletico, ma Errati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei. Ce l'ha con Lozano, vabbè, comunque. Vabbè, andiamo avanti, va, pronto? Pronto! Bobo, grande Bobo! Ecco. Ciao, Dio. Grande, ciao, Bobo, grande Bobo! E a tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ragazzi, che vi devo dire, c'ho ancora la voce rauca qua, io no, vabbè, noi non ce l'abbiamo proprio più, no, la voce ormai, no, anche perché prima del gol, se noi abbiamo visto bene la partita, Juan Jesus si è fumato un gol dal dischetto e poi Osimhen si è fumato un gol più facile di quello che ha fatto. Quindi ci stava venendo una cosa, cioè su pallone si chiudeva la rinda, no? Ci rimaneva proprio, diciamo, in gola, nel senso che cioè, era maturo il gol. Poi il gergo bigliardistico, quel gol di Osimhen, si chiama una caruffa, ha fatto una caruffa, da ore 9, perché come la colpì. Come l'ha colpita, no? Proprio con, diciamo, ore 9 a ore 9, ore 3 all'inverso del 9. Ma una cosa strabiliante, veramente. Bello veramente, ragazzi, grande, uno dei gol più belli di Osimhen, penso, questo di oggi. C'è Zola, che ha parlato. Zola, infatti, che ha parlato. Sì, dimmi, Bobo, vai. Una grande lettura del tecnico, una grande lettura di Spalletti, che ha saputo fare i cambi al momento giusto, che nel momento giusto è entrato Politano, che gli ha dato quella palla Osimhen, invitante proprio. Bello, bellissimo. Opposto. Tutto bene, a Gaetano ha messo un poco tutto a posto al centrocampo. Diciamo che grande Napoli, veramente, guarda, io prima sentivo il nostro amico che telefonava da Piazzetto Poderico e veramente, sì, diciamo, il nostro portiere si è proprio spuccato, quindi lode a Napoli e lode a tutti i giochi. Poi è stata una battaglia, è stata bella perché abbiamo vinto anche la battaglia, perché abbiamo visto anche i ragazzi quei tiri in campo, cosa che veramente ci orgoglisce a tutti i tifosi del Napoli. Grazie Bobo, grazie, ciao, mille, Bobo. Grazie mille. Allora, grazie assolutamente anche a Bobo. Aspettiamo, io sto aspettando le parole di Spalletti, ma per capire se risponde, perché poi ogni tanto bisogna rispondere a certi personaggi come Mourinho. Io posso capire tutto, però insomma poi va risposto. Allora, Zola esalta il gol di Osimhen, il Napoli è riuscito a tirare fuori un capolavoro, finalmente vedo che se ne sta parlando anche
alla Domenica Sportiva, non so come ci stanno trattando a Sky, però è chiaro che pare che Caressa, e qua mi viene quasi i brividi, mi vengono i brividi, pare abbia detto che era calcio di rigore, quindi pensa te, insomma, è così. E allora Marco, ti ho inviato una bella foto dello spogliatoio, ringrazio tutti i nostri sempre telespettatori, ragazzi siete fantastici perché ci mandate anche foto dai social e altre cose, siete tantissimi che ci state seguendo, ci fa molto piacere, siete ancora veramente in tanti, sempre collegati, ricordiamo siamo anche sul canale 77, questo è lo spogliatoio con i tre portieri, con Dombele, con Zelischi, con Elmas, Lozano e Di Lorenzo. Credo si sia fatta festa, vedo roba buttata, pizze, scatole, già ho visto un po' di tutto, quindi credo che sicuramente si sarà fatto festa nel nostro spogliatoio. Allora, sento una telefonata, facciamola, poi vi chiedo di Dombele, ok? Allora, pronto? Pronto. Buonasera. Chi è? Peppe dalla Germania, Peppe dalla Germania. Hanno scritto un uomo mio già, allora. Hai visto? Ma perché tu hai risposto, ragazzi? No, non ho parlato con centralino. Sei andato diretto a 004, no? A 004. Hai visto? Allora, aspetto Spalletti che forse ha parlato, non lo so, vediamo, vado a vedere anche altre fonti. Scusa Peppe, vai. Sono d'accordo con te, quello che avete detto tu e Max. Devo dirti una cosa, Caressa comunque negli ultimi tempi stai elogiando talmente un altro, ma non so fino a che punto, perché quello pure non è che è proprio un santo, Caressa, però lo sta sempre elogiando. Cioè, e poi Sky è stato il primo, subito quando hanno cominciato la trasmissione, per fatto del rigore del Napoli, che ha detto... quelle dell'Inter era uguale perché chi se l'ha rata e chi l'ha no? E lui sì, mi hanno detto questo, è vero. Dobbiamo essere onesti. Comunque, tutto d'accordo, cosa? Andiamo sul poco tecnico. Fammi capire, ma perché vuoi fare tra a Mario Rui? Perché ho visto Olivera un po' stanco, ha fatto quei due errori, era un po' stanco. E quando Olivera si è avviato cartina giallo, si diceva Mario Ruio, da noi la roseniva, pigliava un fallo o se ne veniva in da porta. Questa è una bella, bella domanda, allora, è una bella difficoltà di risposta. Perché non dite cose che non dovete dire, non è possibile, è una partita fisica. Mario Rui ha da portare l'acqua, punto e basta. Non è una partita per te, io come il Curì. Uno. A Gaetano, passato a me un po' a Dumia, o faccino poco la fatica a Gaetano. Perché? Gaetano, se tu passi a Cravasce, hai 7 in bagella, ti beccati 5, Spalletti tu voleva mangiare. Ha fatto un sacco di stronzate. Ho guardato il partito, non è perché è napoletano, ha fatto schifo quelli 15 minuti, perché gioca a palla, e no che ti mette in coppa la fascia a fusceme e cose, e poi non c'è la palla a Cravasce, tra tu giù la partita. Ce l'hai che la palla, ti beccano bene. Sì, è vero, doveva darla di là, dall'altro lato, sì. Ok, è 2, ti ha stato fuori. E ha tirato, perché ha tirato. No, ma sta libero proprio, c'ha da passare la palla cosa. Quando capisci, gioca duro, io perché ci sta da venire a domenica? Perché ci faccio vedere tutti i partiti, ero signorino insegni. Da quando faceva l'Astis, per me era un grande giocatore. Quando faceva le foto, la gira, abbiamo visto che È caduto Peppe, non è colpa nostra. Peppe, richiama se vuoi, fatemi Francesco. Salutare Raffaele. Opta, ecco, no, certo. Il Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia, dal 1929-30, dopo gli 11 successi tra l'aprile e il settembre 86, con Ottavio Bianchi in panchina. Ah, fantastico, questa è un'altra bella statistica. Allora, Antonio diceva, bravo direttore, Olivera non mi è piaciuto, ma non ho detto che Olivera non mi è piaciuto, ho detto che Olivera al 70esimo, poi ha ragione anche
Peppe che dice la fisicità di Oliveira non la tiene Mario Ruiz, ma diciamo che due erroretti li ha fatti, però va bene così, ragazzi. Allora, non fate tutti gli errori, gioiamo di questo Napoli, nuovo un gruppo fantastico. Sì, sì, ma noi siamo felicissimi, guarda. Domenico Gaetano ha sbagliato solo a non darla a Quara, per il resto invece un'ottima prestazione, non esageriamo. Tutti bravi, ok, scrive anche Davide. Gaetano non ha giocato male, anche Giampaolo Salomone lo dice, non esageriamo, si dice sempre che tirare dal limite. Ottimo sostituto, ma come interditore, cioè il Napoli dovrebbe prendere, quando poi insomma sarà possibile, se proprio uno vuole fare uno slancio così, ma dovrebbe prendere un sostituto di Anguissa, uno con le caratteristiche di Anguissa, perché secondo me Dombele è un Demme un po' più tecnico, cioè niente di più, questo è un Demme un po' più tecnico, però ora ha un deficit fisico, in questo momento è ancora in netto ritardo di condizione, aspettiamo a vederlo quando comunque entrerà in forma, mi auguro al più presto per lui e per noi, ad oggi no però. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, sta parlando Spalletti in conferenza, vinto come pensavamo, dice c'è soddisfazione, c'era soddisfazione nello spogliatoio perché l'abbiamo vinta come pensavamo di poterla vincere. La squadra doveva saper sfruttare quelle occasioni che la Roma aveva concesso, abbiamo mantenuto un ordine che non ha permesso a loro di sfruttare le trappole che avevano disseminato in campo. Poi dice il gol di Osimhen è un pezzo di bravura da calciatore top. Qual è lui? L'errore di 5 minuti prima è un pezzo di non bravura. Quello di 5 minuti prima era più facile. Infatti l'ha calciato benissimo sul gol, ma l'ho visto cresciuto molto. Vuole spesso fare l'eroe su ogni pallone. Invece stasera ha anche aspettato il calciatore a sostegno e ci ha permesso di sviluppare tante azioni. Il gol è eccezionale, c'è da dire che anche Politano gliel'ha data bene. Poi leggevo prima un altro amico proprio su Osimhen, mi pare che era l'amico Mimmo, che mi ha scritto, lo dico stasera, il Napoli vincerà lo scudetto, lo dice Mimmo, quando trovi gol così, trovi gol così, episodi in altre gare, giochi bene, hai panchina lunga, hanno fame. Poi non so cosa la pensate, come la pensate. Osimhen migliore in campo anche perché senza gol ha giocato benissimo spalle alla porta e questo è sicuramente un'ottima chiave di lettura, perché è così, diciamolo tutto, è così. La bravura di Spalletti, cioè di Osimhen, è stata anche quella di giocare spalla alla porta. Allora, penso che Spalletti continuerà a parlare in conferenza, quindi leggiamo fra poco ancora altre dichiarazioni. Vediamo di facciamo un paio di telefonate ancora, se ci riusciamo. Pronto? Sì, pronto, Mimmo. Mimmo, alziamo un po' Mimmo in studio. Pronto, vai Mimmo. Ciao Mimmo. Ecco, allora. Vai Mimmo. Ciao, verissimo. Niente, io volevo dire questo, perché qui è tutto... La pagina della giornata di campionato è iniziata ieri con la vergognosa mancata espulsione di Origi col Milan, successivamente con la vergognosa mancata espulsione di Di Marco con l'Inter. Quindi è proseguito stasera con un pazzesco Irrati che, guardate, il giudizio del calcio di rigore, lui sta a due metri, tu puoi cambiare qualunque posizione. Dombele di un attimo prima gli sposta il pallone, bravo, che va sulla mano stesa del portiere. Quindi è un rigore nettissimo che Irrati non deve rivolgersi proprio. Bravo, non deve proprio andare al VAR. Ha deciso lui che sta a due metri e lui è l'arbitro che ha fatto la finale mondiale. È il... Non si può rivolgere a Di Palo, è stato decisissimo nel dare quel rigore perché lui a due metri lo ha visto, punto. Poi l'atteggiamento, perché ho detto le due espulsioni, l'atteggiamento che ha avuto nei confronti di minaccia nei confronti di Lozano continuamente per irritarlo e per non farlo giocare, quel modo di giocare. Mourinho ha fatto come il Torino, 5-4-1 Abraham,
si è messo lì dietro. Signori, Meret non ha fatto una parata. No, non ha fatto una parata, ragazzi, non c'è. Non ha pigliato un tiro in porta. Stiamo giocando all'Olimpico davanti a 60.000 vergognosi spettatori. Bravo, vergognosi spettatori, bravo, bravissimo. Allora, se noi non abbiamo il coraggio, domani tutti i direttori di giornale, se finisce 0-0, ci hanno scippato due punti. Come bisogna dirlo che bisogna che non il Napoli, società, non il calciatore, non Spalletti, ma i direttori almeno dei giornali di questa città e delle televisioni dicano il Rati ha provato di tutto per fare sì che continuasse la storiella con il palazzone che decide tutto e tutti e pilota le partite. In Italia, ribadisco questo concetto, le partite si pilotano verso i risultati che desiderano determinati personaggi, da 12 anni. Quest'anno è ancora più evidente, perché quest'anno non è che il Napoli ha 29 punti, ma ci devono spiegare che ci fanno, perché le altre, la Roma, il Milan, che ci fanno con quei 22-23, quando sul campo ne hanno al massimo 15 o 16? Che ci fanno da quelle parti? Il Napoli già la fuga. Questo è il problema è questo, perché io lo dico sempre, noi abbiamo fatto 29 punti scalando l'Everest. Loro ne fanno, per dire il Milan ne fa 26, andando in carrozza in almeno 3-4 partite, come quella con il Monza, dove praticamente questo Monza, che non è il Monza che abbiamo beccato noi. Devo dire la Lazio, però. Brava la Lazio, che sta. No. C'ha una bella difesa, c'hanno un portiere interessante. Le parole di bocca e poi ti lascio. C'hanno una bella difesa. Le parole di bocca e poi ti lascio. Fammi dire solo sta cosa. Sì, sì. Il calcio, dove che si salvaguardi in Europa con nelle coppe europee e che deve dare spettacolo, si è fatta una scelta di vita. Lazio e Napoli dovevano stare tutte e due in fuga perché Sarri sta giocando uno stupendo campionato. C'è o non c'è Immobile? Oggi ha nascosto la palla all'Atalanta di Gasperini, gliel'ha nascosta per tutta la partita a Bergamo. Allora queste due squadre non sono tutelate. Non parlo solo del Napoli, il calcio in Italia non è tutelato, perché ci stanno ancora i Rati, Mazzoleni, Valeri, gente che ha avuto a che fare con Calciopoli, vergognoso. Sono vergognosi questi arbitraggi. Ragazzi, la Lazio ha subito solo 5 gol. Grazie Mimmo, ciao. La miglior difesa del campionato, hanno un bel portiere, hanno una difesa che sta tenendo... Dobbiamo dirlo, con giocatori come Patrick, Marusic, Casale, Liro, Magnoli, insomma stanno facendo bene, dobbiamo dirlo. Poi c'è l'Atalanta che ne ha subiti 8, di cui oggi 2, anzi prima c'è l'Inter, ne ha subiti, anzi no, la Juventus a 7, poi l'Atalanta a 8 e poi noi a 9. Il Napoli però è il miglior attacco, rimane il miglior attacco, 26 gol fatti contro i 24 del Milan e i 23 della Lazio. Allora, stavo leggendo questa notizia che Kardrop non è stato espulso. Ufficialmente anche per ai fini fantacalcistici. Perché il fantacalcio... Allora, quello... Kardrop non è stato espulso, è stato espulso un membro della panchina giallorossa. Ma le mani addosso, anche per lo scontro, ragazzi. Infatti dice che i Rati non ha praticamente le mani addosso all'arbitro, non c'è stato nessun provvedimento disciplinare. Gliene diede 5 a Higuain, che vergogna. Va bene. Niccolò dice la Lazio ha avuto tutte partite facili. Beh, insomma, con noi ha perso, poi ha battuto l'Atalanta e poi non lo so le altre, dopo le vediamo in questi giorni, casomai facciamo un po' di statistiche anche su questo. Intanto in Italia, pensate, il capocannoniere è Marco Arnautović, che oggi ha segnato ancora 7 gol, poi c'è Immobile che è infortunato, poi tutti gli altri. Del Napoli il miglior marcatore è Kvara con 5 reti. Va bene. Allora, il calcio italiano rappresenta uno spaccato del trattamento discriminatorio tra nord e sud, tra poteri di diverso colore. Lo dicevamo anche prima. Facciamo l'ultima, se c'è l'ultimissima, poi voglio un giro ancora
di chiacchiere con Diego e con il nostro Max, poi domani puntata per analizzare ancora meglio tutto quello che succede, settimana calda perché martedì ci sarà conferenza, mercoledì ci sono i Rangers, sabato c'è il Sassuolo, poi continuo a leggervi anche un attimo Spalletti, però facciamo un'ultima se c'è. Pronto? Pronto? Sento qualcuno ma non in studio, pronto? Vi prego di parlare, ragazzi. Pronto! Eccolo, è arrivato Ciro, eccolo qua. Mamma mia, eccolo qua. Vai, vai Ciro, vai. Allora, una grandissima vergogna. Vergogna, perché Mourinho è una vergogna. Ah, mo te ne accorgi. Davanti a 60.000 telespettatori, catenazzo, stracatenazzo, lanci lunghi, zero tiri in porta e si permette di dire il Napoli non meritava di vincere. Ma l'unica squadra che ha creato, gli hanno tolto un rigore, ha messo Don Belé davanti alla porta, ha messo Osimhen due volte davanti alla porta, è capitato il tiro a botta sicura, purtroppo è capitato a Juan Jesus, zero tiri in porta. Bravo, ce lo siamo dimenticati Juan Jesus. Allenare. Come fa questo ancora ad allenare? Ripeto, quando io ho telefonato, sono riuscito a prendere la linea prima, ho detto è stranissimo questo campionato perché la Roma ha 4 punti dal Napoli, è una vergogna perché fra le due squadre ci sono almeno 10 punti per come giocano. La Roma ha avuto una fortuna sfacciata, basta vedere la vittoria che ha fatto a Milano contro l'Inter, che se la gioca 10 volte non la vince mai. Bravo, ripeto, bravissimo. Per favore Mourinho, taci e riconosci i meriti dell'avversario. Infatti quelli di Dazon si sono un po' meravigliati dopo, perché hanno detto l'unica squadra che ha provato a vincere, nonostante la ottima gabbia e catenaccio che ha fatto Mourinho, però l'unica squadra che ha avuto occasioni è stato il Napoli. Meno male, voglio dire. Ripeto, davanti a 60.000 spettatori, io voglio dire Max, cioè se una cosa del genere succede al Maradona, dove, ripeto, questa squadra non bisogna dire nulla, ma al Maradona uno stadio pieno come quello dell'Olimpico a Roma, che fai una partita così, a Napoli prendi fischi. Cioè a Maradona voglia, prendi fischi. Certo. Non lo so se a fine partita, perché subito ho torto per sintonizzarmi con voi, non lo so se hanno fischiato la Roma e Mourinho, io questo non lo so. No, pare di no. Vabbè, no, ma erano ammutoliti, Ciro, stavano morendo, stavano proprio stavano defibrillando diretto, proprio, capito? Cioè erano diretto, non è sintomo di grande squadra. Loro hanno urlato per tutta la partita, poi quando ha segnato Osimhen sono morti. Tu davanti a 60.000 spettatori fai una prestazione del genere dicendo chiaramente che sti caso più forte, cerchiamo di limitare i danni e non ti affacci mai a fare un tiro in porta, diretto, per me la squadra va fischiata. Va fischiata, perché tu che spettacolo hai fatto vedere a questi 65.000? Vabbè, ma sono fatti loro. Grazie Ciro, sono fatti loro, ripeto. A noi siamo contenti. Migliore in campo Osimhen e Kim. Bravi, sono d'accordo. Kim e Osimhen su tutti. Mentre diretto volevo fare un'altra analisi, una domanda a Max. Vai, fai la domanda a Max, vai. Massimiliano, allora, per me la differenza tra il campionato e la Champions è di almeno 3-4 categorie. Se in Champions League, nelle partite che contano, è stato sempre titolare Oliveira, in un senso da Spalletti ammattito, cioè il suo professore, non lo mette contro varie come il Liverpool, come l'Ajax, e però è più importante e Oliveira, e lo metto con Spezia, questi qua, cioè per me cioè, c'è stata una differenza. Se io do a Oliveira il ruolo di giocare le partite della titolare contro squadre di Champions, per me c'è stato un motivo. Forza Napoli! Ciao, è più importante Oliveira. Forza vai Max, no. Rispondi. Ma allora ragazzi, Oliveira è un giocatore che deve crescere, c'ha 24 anni, ma è chiaro che il futuro è il suo. Però è chiaro anche che questo ragazzo deve crescere. Le partite importanti sono tante, non solo quelle di Champions. La Champions ha un fascino particolare. Max, scusami, ti ho un attimo anticipato, vai.
No, ma secondo me l'aspetto è un altro, Francesco. Secondo me è un aspetto puramente fisico. Lui lo mette in Europa perché in Europa sa che la fisicità è più importante. Bravissimo. Lui lo mette stasera perché sa che stasera Zaniolo è un cliente scomodo per passo, per fisicità, per strappo. Quindi lui lo preferisce a Mario Rui solo ed esclusivamente per questo. Poi in altre gare non lo mette perché ritiene che Mario Rui, con il suo modo di giocare, con il suo modo di difendere e con il suo modo di impostare, possa essere valido, diciamo. Ma il punto è questo: io voglio vedere, ad esempio, altra squadra fisica, l'Inter, chi giocherà? Mario Rui, Oliveira. Altra squadra fisica, chi giocherà? Mario Rui, secondo me giocherà sempre Oliveira, perché da un punto di vista fisico-atletico questo ragazzo ce le ha tutte. Questo è l'alter ego di Di Lorenzo. Questo è un Di Lorenzo che gioca a sinistra. Sì, io li vedo molto, ma molto simili. E allora, sicuramente, come dici tu, il futuro è il suo. Ma il futuro è il suo, ma non c'è dubbio, ragazzi. Quando noi parliamo di Mario Rui, perché Mario Rui comunque è un giocatore che, come dici, la sente la partita. Oggi Mario Rui rischiava anche il rosso in certe occasioni, perché avrebbe... come dire, sarebbe andato a fare di tutto, battaglia su tutto, perché a un certo punto, ragazzi, io ho visto i giocatori gli sarebbero saltati i nervi. No, però io ho visto i giocatori della Roma che continuavano a parlare sempre con l'arbitro, lo hanno sempre accerchiato. Il Napoli questo non lo fa, perché ha un altro capitano che è troppo un signore, come Giovanni Di Lorenzo, che va a protestare quando c'è da protestare, però è un signore, è troppo un signore. Mario Rui sarebbe andato lì con il muso duro. Allora, ragazzi, velocemente un po' di Spalletti ancora sulla rosa, gli hanno chiesto della rosa, la qualità non l'abbiamo solo noi, ci sono rose ampie, vabbè, insomma, ha ridetto un po' quello di prima. Sono stati bravi quelli che si sono fatti trovare pronti, bravi Kim e Juan Jesus a pulire palloni, sono stati maestosi, gara vinta meritatamente. L'arbitro, gli chiedono dell'arbitro, sono sempre stato buono e fermo, quando mi ha ammonito stavo dicendo a Juan Jesus come comportarsi, Roma me l'aspettavo così, hanno preparato bene la gara. Poi su gli chiedono di Gaetano, era una gara incerta, quindi era difficile fare i cambi, sono stato tentato di mettere Raspadori, sentite, poi ho deciso di lasciare lo stesso sistema, quindi voleva cambiare modulo, voleva cambiare modulo, ragazzi, sentite, l'avevamo detto durante il match, probabilmente i ragazzi sono entrati, sono stati bravi a interpretarla. C'è questa compattezza, Gaetano è un talentino, lo sanno tutti, ha fatto bene alcune cose, si è fatto trovare sorpreso da alcune azioni come quella al limite dell'aria, quando poteva darla a Kvara, che magari gliela ridava, è un sintomo di carattere, ma anche di non sapere ancora leggere certe situazioni. 11 vittorie di fila, i tifosi erano arrabbiati in estate, c'era di mezzo lavorare dalla mattina alla sera per portare in fondo la sintesi di un discorso, si va al campo, si tenta di dire delle cose, posso dire sì o di no, ma in entrambi i modi dire delle bugie, altrimenti non avrebbero valore le persone che lavorano qui dalla mattina alla sera. Poi Spalletti risponde sempre in questi modi un po' filosofici. Qual è il messaggio al campionato? Dà il segnale di aver vinto 11 partite con la prossima, che sarà ancora più difficile per quello che è ciò che si porta dietro, perché involontariamente le nostre vittorie rafforzano da un punto di vista di attenzione il prossimo avversario. Dobbiamo essere bravi a mantenere la testa lucida e pulita. Si vede che poi, perdendo un pallone banale, come stasera abbiamo dovuto fare, queste corse a perdifiato per ricomporci dietro l'area di rigore. C'è da lavorare con più forza, serietà e via. 10 punti dalla Juve, 8 dall'Inter, 7 dalla Roma, 3 dal Milan. Il titolo è che i titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio, a giugno, ad agosto. Quindi quando finisce il campionato si vincono. Mantenere i piedi per terra, zero presunzione, zero atteggiamenti da fenomeni. Si va, si mangia il nostro panino in treno e domani mattina c'è allenamento, perché mercoledì c'è il Maradona pieno. E questo è Spalletti, ragazzi, bello questo finale, mi piace, lui lo sa che deve tenere alto il ritmo, deve tenere alto il morale della truppa deve tenere alto l'attenzione della truppa. Ma sai una cosa, che il Napoli è penultimo in classifica in una
situazione detta dalla Serie A. Dai, meno male. Nella dai. Top parate, il Napoli praticamente ha fatto solo 20 parate. Ecco. Meno del Napoli, solo il Sassuolo che ne ha fatte 13. Vabbè. Quindi per una volta siamo un po' più in giù. Juan Jesus a Sky, via da Roma per colpa di una persona sola. Aia, boh, chi lo sa, chi è Kim, un soldato sempre pronto. Con chi ce l'ha? Vediamo. Ho vissuto gli ultimi anni in maniera complicata, ora difendo i colori del Napoli e sono felice. A Roma è finita per colpa di una persona sola, non della Roma. Oggi ho dimostrato che sono ancora vivo. Oddio, non lo so, con chi ce l'ha? Boh, non lo so, vabbè, spogliatoio, domani dobbiamo continuare a fare punti perché il campionato non è finito, a gennaio ne inizierà uno nuovo. Kim è un soldato, è sempre pronto, parla bene inglese e quindi ci parliamo. Quando c'è un pericolo va sempre all'attacco. Bravo, bravo Juan Jesus. Voglio fare un applauso a Juan Jesus, sì. Che questo ragazzo anche lui è dovuto entrare così. Quando viene chiamato così in causa... Comunque fa la sua partita. Allora ragazzi, è mezzanotte in punto e allora andiamo ai saluti, una battuta 30 secondi, prima Max e poi chiude Diego, così salutiamo anche Max. Max, 30 secondi, poi insomma ci rivediamo mercoledì, vai. Sì Francesco, settimana impegnativa per il Napoli, c'è mercoledì la partita con i Rangers che può decidere se il Napoli passa questo girone per primo oppure no, e soprattutto sabato c'è il Sassuolo a un orario sgarbatissimo, perché alle 3 di sabato è un orario pessimo, è in un giorno pessimo per giocare al calcio, e questa è un'altra cosa che io francamente non riesco a capire. Il Napoli gioca di mercoledì e poi rigioca il sabato, vabbè, comunque archiviata anche la pratica Roma, questa vergognosa pratica Roma, il Napoli deve concentrarsi solo ed esclusivamente sui prossimi impegni, perché non dare continuità oggi potrebbe essere molto ma molto pericoloso. Il Napoli ha un unico dovere, quello di dare continuità a questi risultati. Grazie a Max Zumi, alla prossima. Ciao Max, grazie per la tua grande collaborazione. Grazie a voi, alla prossima. Aspetta che Cesare ti chiede perché è pessimo l'orario, perché sono le 3? Ma perché sabato che fa ancora caldo a Napoli, secondo me anche pure. Ma a parte tu, io pessimo proprio. Cioè le 3, a parte no, che no, ma c'è più gente che altro perché giochiamo ancora mercoledì. L'unica cosa buona è che giochiamo 2 al Maradona. Almeno cioè mercoledì sera ce ne torniamo a casa e quindi poi giovedì e venerdì puoi allenarti benino. Il problema è che farà caldissimo. Lo so, devo chiudere, dai. Va bene, riparliamo anche di questa storia. Grazie Max. Ciao Diego. Ciao Diego. Grazie. Allora, dai Diego, vai veloce che abbiamo anche il TG. Secondo me non abbiamo ancora visto niente di questo Napoli, perché c'è ancora qualche pecca, come stasera qua la scheda che non abbiamo visto, però quest'anno ci divertiamo. Ha detto Marco giusto, scusami, no è sabato che è un pessimo orario, perché giustamente riusciremo a fare un prepartita molto stretto dopo il TG di Teleclub. Vabbè, ma dai, ma non c'è la messa. Non c'è la messa, quindi siamo più tranquilli. Per ora, poi può essere che arriva anche una messa, no, sabato facciamo prepartita e postpartita, ma lo faremo anche mercoledì alle 20, il prepartita, il postpartita, ragazzi è super settimana questa, però andiamo a letto sereni, dormiamo, ci godiamo il primo posto, ci godiamo la capolista. E domani c'è la settimana azzurra, eh? E domani c'è anche la settimana azzurra, a che ora la fai? 21. Domani abbiamo un altro ospite per il problema disabilità nella Maradona. Bravo, parliamone ancora, bravo, va bene. Allora, grazie a Marco Mennillo, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 15:30, Club Napoli News. Grande Napoli, grande vittoria e buonanotte a tutti. Ciao!